Nella vocazione naturale all'agricoltura di qualità c'è il futuro della Toscana del Sud, lo ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi in occasione della costituzione del Comitato Promotore del Distretto Agroalimentare della Toscana del Sud nella sede della Camera di Commercio di Grosseto. Un passo avanti per fare del sud della regione una delle zone agricole più forti del paese, alla luce anche della crescente richiesta di prodotti alimentari da ogni parte del mondo, che non è stata intaccata nemmeno dalla crisi, e che da parte dei privati ci sia voglia di investire nel settore, ha detto il presidente, lo dimostrano i 75 progetti presentati per un totale di 173 milioni di euro di investimenti. Se vogliamo prodotti di qualità, prodotti tipici, prodotti legati comunque a colture particolari, io penso che il sud della Toscana abbia delle potenzialità enormi. Naturalmente bisogna investire, noi ci preoccupiamo anche di mettere a posto la questione idraulica, dell'assetto idrogeologico. Alla messa in sicurezza idrogeologica del territorio e al censimento degli invasi sono stati destinati dal 2012 53 milioni di euro di investimenti regionali, e se da un lato Rossi ha ricordato l'importanza strategica del porto di Piombino per esportare i prodotti agroalimentari, dall'altro ha rinnovato la propria preoccupazione per la mancata realizzazione delle quattro corsie. Abbiamo avuto assicurazioni da parte del governo nazionale che entro l'anno andranno al CIPE lo stanziamento di 350 milioni che servono per l'adeguamento e la costruzione delle quattro corsie e la messa in sicurezza della Tirrenica. Intanto entro la fine di novembre saranno inoltrate al Ministero le proposte di contratto di distretto. Ora, ha spiegato l'assessore Marco Remaschi, la Regione dovrà presentare un progetto di distretto per un massimo di 50 milioni di euro e guarderà alla qualità e alla sopportabilità economica dei progetti presentati. Abbiamo interesse a valorizzare questa filiera, a rafforzare questo settore, perché riteniamo che ci possa creare un aspetto di grande interesse, una valorizzazione anche di interesse occupazionale e uno sviluppo vero per quella che è la vocazione principale di quest'area, quindi lo sviluppo rurale. Uno sviluppo che darà una marcia in più ai prodotti agroalimentari toscani, sempre più richiesti sui mercati.